Bene, abbiamo qui Alessandro Saggioro, docente ordinario di storia delle religioni all'Università La Sapienza. È appena terminato l'incontro del Papa con circa 6.000 studenti, alunni e docenti. Un incontro che, Saggioro, è stato emozionante, che anche quest'anno ha visto protagonista il Pontefice con una massa di ragazzi entusiasti e partecipi appunto di questa iniziativa. Saggioro, cosa può fare la scuola per favorire la pace nel mondo? La scuola, con il suo dovere altissimo di formare, di preparare le nuove generazioni, ha un ruolo di fondamentale importanza. In tutte le materie delle nostre scuole, di ogni ordine e grado, è possibile inserire il tema della pace, della costruzione di una società pacifica, la trasformazione non violenta del conflitto come materia di studio, come materia di esercizio e come materia di riflessione. Papa Francesco ha detto oggi: la pace è un sogno, ma è un sogno che va fatto ad occhi aperti per poterlo realizzare e per poterlo costruire insieme. Non è qualche cosa che ciascuno di noi fa individualmente, ma qualche cosa che facciamo tutti insieme. Quindi cosa possono fare le scuole? Le scuole possono lavorare nelle classi con i ragazzi possono essere a loro volta, dalle età più giovani fino a quelle più grandi, possono essere lo strumento per insegnare anche al mondo degli adulti che cosa è la pace. Saggioro, qual è il ruolo degli insegnanti in questo contesto? Credo sia decisivo, fondamentale per fare da traino, per sensibilizzare le nuove generazioni. Il ruolo degli insegnanti è il cardine dell'intero sistema. Il loro coraggio, la loro abnegazione, la loro forza si accompagnano alla loro preparazione, alla loro competenza, al loro ruolo altissimo nelle società democratiche, nelle società moderne e in tutto il mondo. Gli insegnanti possono essere il tramite, il ponte, lo strumento per la comprensione della complessità che oggi attanaglia il mondo e che noi vediamo disvelarsi nelle guerre e nei conflitti. Preparando oggi le generazioni di domani, gli insegnanti di oggi sono gli eroi del nostro tempo, coloro che proporranno una società più forte, più sana, più amicale, capace di relazionarsi con il mondo, fra noi, a tutti i livelli. Saggioro, un insegnante, noi ci rivolgiamo agli insegnanti che sono i primi interlocutori della tecnica della scuola, quali strumenti può adottare a livello anche interattivo, a livello anche di supporto attraverso esperienze personali? Quale strada possiamo indicare agli insegnanti che vogliono appunto sensibilizzare i ragazzi riguardo il tema della pace? La rete delle università italiane per la pace sta lavorando da 4 anni a molti progetti, è stata istituita con la partecipazione di 72 università e le università hanno nella loro missione, oltre alla ricerca e alla didattica ordinaria per i propri studenti, anche la terza missione. Quindi questa rete delle università e tutte le nostre università unite mettono a disposizione risorse straordinarie. Vorrei citare il General Course relativo alla pace e alla trasformazione non violenta dei conflitti, che è stato ideato e realizzato da Runi Pace presso l'Università di Padova con un supporto fondamentale dell'Istituto per i diritti umani Papisca. Con l'aiuto di queste istituzioni, di questi grandi centri di studio, di queste grandi reti di professori e di universitari, gli insegnanti possono rivolgersi a noi con fiducia. All'interno della Sapienza stiamo organizzando corsi di formazione per insegnanti, dialoghi per la pace, dialoghi che facciano anche capire le guerre dimenticate. Una grande iniziativa della rete delle Università della Pace con capofila Sapienza Università di Roma e 35 Atenei che collaborano è il dottorato per la pace, il dottorato in Peace Studies, una impresa unica al mondo in cui
35 università si sono unite per organizzare un unico dottorato. Io rimando sicuramente al sito della Rete delle Università per la Pace, Runi Pace, molto semplice da trovare, dove ci sono anche tutti i recapiti per mettersi in contatto con le università e ottenere aiuto, sostegno e accompagnamento. Con la certezza però che questo lavoro viene fatto insieme. Gli insegnanti delle scuole possono insegnare molto a noi nelle università, noi possiamo mettere a disposizione le nostre capacità, le nostre competenze e insieme possiamo fare un grande lavoro per portare i temi della pace all'interno di tutte le materie e per farli capire come far capire a tutti i ragazzi ad ogni livello quanto sia importante l'educazione alla pace. Bene, con questo auspicio, con questa richiesta di connubio scuola-università, salutiamo Alessandro Saggioro, docente universitario della Sapienza a Roma. Con Papa Francesco, con il Presidente Mattarella, con le loro parole di educazione alla pace, di stimolo, di slancio all'educazione alla pace, possiamo fare moltissimo con questi esempi. Insegnanti delle università, insegnanti delle scuole unite, ai nostri allievi possiamo lavorare veramente per qualcosa di importante.